Con circa 100 dollari nella sua tasca, Bruce Lee lascerà Hong Kong e approderà tramite una nave a San Francisco nell'aprile del 1959. Dopo aver vissuto con degli amici di suo padre e facendo qualche soldino insegnando lezioni di danza, si sposterà a Seattle, dove si iscriverà all'Edison Technical College, che oggi chiamato Seattle Central Community College. Questo perché voleva far riconoscere il diploma che aveva al St. Francis Xavier College di Hong Kong anche in America, e dopo circa un anno riceverà il diploma da questo istituto tecnico e avrà un punteggio tale da potersi permettere di iscriversi all'università. Ma vediamo bene riga per riga cosa ha scritto Bruce Lee, perché in una di queste righe c'è un importante segreto che nessuno conosce. Curiosità: in America si chiamerà Bruce Lee, come potete vedere, e come secondo nome Jun Fan, ma durante il suo college gli viene richiesta qual è il nome, lui indicherà che si chiamava Li Junfan. Questo certificato è stato compilato il 2 settembre 1959 e qui lui darà l'indirizzo dove si trovava mentre frequentava l'Edison e anche il numero di telefono che aveva all'epoca. Darà la sua altezza, darà il suo peso, e questa è la cosa più strana che possiamo mai conoscere dalla vita di Bruce Lee. Alla domanda "figli a carico", lui risponderà "uno". Come mai? Chi è questo qua? Stiamo parlando 6 anni prima che nasce il suo primo figlio Brandon. Come mai lui darà questa informazione? Come potete vedere, Bruce Lee scriverà prima 0, poi cancellerà e scriverà il numero 1. Sicuramente non è una decisione che ha preso a cuor leggero dichiarare questo figlio a carico. Poteva essere anche fonte di problemi. Ma ragioniamoci un attimo, lui era lì da poco tempo in Seattle, o comunque in America. Non poteva aver avuto un figlio lì. Se fosse stato lì il figlio a carico, sicuramente veniva da una relazione con una persona che aveva già il figlio. Lui magari aiutava solo nel mantenimento. E se invece fosse da una relazione nata già ad Hong Kong? Puoi vedere che questo è proprio il motivo che l'ha costretta a partire? Oggi noi tutti crediamo per problemi con bande e con la polizia. Può essere anche perché aveva avuto un bambino con una persona che non doveva. Infatti all'epoca in Cina non era accettata avere un figlio al di fuori di una relazione stabile. Era una cosa importante avere un figlio e doveva essere dentro una condizione familiare. Forse questa è la vera ragione, cioè aveva un figlio fuori dal nucleo familiare. Considerate che in Cina è centrale il ruolo della famiglia. Avere un figlio fuori dal contesto familiare è visto come un disonore, come un allontanamento sociale. Infatti spiegherebbe anche come mai il padre e il fratello non avevano un buon rapporto con lui, perché potrebbe essere questa la discussione che abbia avuto con loro e lo abbiano allontanato dalla Cina per farlo trasferire in America. Comunque ovviamente sono solo ipotesi, basandoci sulla dichiarazione di Bruce Lee. Chissà chi ha questo figlio e se mai lo rintracceremo. Tenete conto che in Cina non venivano registrati i figli che venivano fuori dal matrimonio, quindi magari non lo sapremo mai. Lui dirà che lavora al ristorante dei Ruby Chow come cameriere del pomeriggio, quindi presumiamo che la mattina lui frequentasse le lezioni e il pomeriggio lavorava dalle 5 alle 10 per un totale di 20 ore a settimana al ristorante, quindi sicuramente non aveva tanto tempo. Infatti il lavoro gli serviva perché Ruby Chow gli aveva dato la casa per poter vivere a Seattle, quindi lui pagava vitto e alloggio facendo il cameriere. È stato contattato anche la fondazione di Bruce Lee per far chiedere questa domanda, non si è mai trovata una risposta adeguata. E questo è un grande segreto che Bruce Lee porta con sé e che ancora non si è svelato questo mistero. Chissà chi ha questo figlio a carico e se un giorno mai uscirà allo scoperto. Mi raccomando, se ti è piaciuta questo articolo, iscriviti al canale e metti mi piace. Ciao!